chiamo Umberto Parise, ci troviamo nel comune di Cisterna di Latina, dove risiede la mia azienda. La superficie della mia azienda è di circa 10 ettari, coltivata per 5 ettari a kiwi giallo e 5 ettari a kiwi verde, totalmente biologica dal 1996. Da 10 anni, esattamente nel 2012, abbiamo iniziato la coltivazione del kiwi giallo. Il kiwi giallo biologico viene esportato tutto all'estero. Salve a tutti, ci troviamo sotto un impianto di kiwi G3. Io sono Luca Parise, il figlio di Umberto. La nostra azienda è totalmente biologica. Abbiamo convertito parte del kiwi verde con kiwi giallo per un fatto di un ritorno economico, insomma, è anche un'alternativa al verde che cominciava a essere in sovrapproduzione. Il primo approccio con il kiwi giallo è stato un po' difficile perché ha bisogno di molto più lavoro rispetto al verde. E il lavoro principale più, diciamo, più lungo, più faticoso da fare, che impiega più tempo, è il diradamento, perché ogni frutto che abbiamo qui ne fa altri due a fianco, quindi nel periodo di prefioritura dobbiamo fare un diradamento minuzioso e togliere tutti i laterali. Vedi, qua c'erano gli altri due frutticini attaccati che noi siamo andati a togliere in prefioritura. Un altro lavoro molto importante per riuscire ad avere una pezzatura da poter mettere sul mercato è l'impollinazione, che viene fatta sia naturalmente con le ventole ma anche con i macchinari in modo artificiale. Questa è la macchina che usiamo per impollinare il kiwi in maniera artificiale. Qui viene messo il polline a secco e con una ventola il polline viene mandato a questi dosatori e da lì spruzzato verso il fiore della femmina. La macchina può funzionare sia a secco, cioè solo con il polline, ma anche a umido, cioè con l'ausilio dell'acqua mineralizzata che viene spruzzata da questi microgetti in modo da favorire l'attecchimento del polline sul fiore della femmina. Buonasera, sono Fabio Marocchi, sono il tecnico di questa azienda e lavoro come tecnico di campo per Apofruit Italia. Il kiwi giallo si è adattato molto bene alle tecniche di produzione biologica. Uno degli obiettivi del lavoro che stiamo portando avanti per il kiwi è l'impollinazione. Sull'impollinazione facciamo la raccolta dentro questo frutteto per poi viene ridistribuito quando i fiori sono nella massima fertilità e apertura. E come si può vedere, il prodotto è piuttosto bello, omogeneo. Possiamo vedere alcuni frutti che in questo momento sono pronti per la raccolta con pezzature di ottimo livello. Qui addirittura abbiamo due file di semi con un frutto che è perfettamente impollinato in tutte le logge. Questo ci dà la garanzia di poter ottenere frutta di qualità insieme ad altre caratteristiche, altre tecniche che si usano per il biologico, come l'apporto di sostanza organica ben umificata. In questo sistema, con queste pratiche, sicuramente abbiamo ottenuto un obiettivo economicamente sostenibile sia da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista ecologico. In questa azienda abbiamo consigliato di montare le reti antigrandine ed è una pratica che riteniamo che sia indispensabile oggi per la coltivazione in generale del kiwi, perché con questi cambiamenti climatici ci sono due aspetti fondamentali oltre alla grandine, che sono le temperature. L'altro aspetto, che non è secondario, è il discorso del vento. Venti caldi di scirocco, comunque estivi molto caldi, creano una forte disidratazione della pianta e di conseguenza una riduzione dell'attività fotosintetica e di conseguenza della pezzatura. Pertanto, oltre al discorso grandine, le reti diventano indispensabili per questi aspetti fisiologici della pianta e non ultimo il discorso della cimice. Riusciamo a controllare la cimice senza l'uso di antiparassitari, proprio perché nel momento della fuoriuscita della cimice, nel periodo tardo primaverile, chiudiamo completamente le reti e le andiamo ad aprire solamente poco prima della raccolta. In merito all'irrigazione, in questa azienda siamo molto attenti grazie anche all'uso di centraline, dove ogni giorno andiamo a gestire l'acqua con l'uso di sistemi di controllo
che oltre ad avere un risparmio d'acqua, ma il concetto fondamentale è che andiamo a usare in maniera intelligente l'acqua, vale a dire che ogni goccia che diamo la diamo soprattutto quando serve e dove serve. In questo caso abbiamo un impianto a goccia che cammina proprio lungo la fila, nella parte sotto la chioma, e un impianto a microaspersione dove bagna una superficie molto più ampia, e in questo modo andiamo a compensare la traspirazione giornaliera facendo lavorare tutto l'apparato radicale ed evitando stress particolari alla pianta.